gli esercizi sugli integrali, poi da venerdì iniziamo le equazioni differenziali. No. Ma chi si è iscritto in ingegneria? Sostituire ingegneria? Siete voi, quindi siete voi che avete deciso, non io. Allora, esercizio 10. Allora, integrale tra 1 e 2, silenzio. Silenzio. Allora, sulle dispense, questo esercizio è svolto e adesso proviamo a fare un modo leggermente diverso. Allora, innanzitutto è l'integrale di una funzione razionale, è un'integrale definita perché ci sono gli esteri di integrazione, non è un integrale improprio perché siamo ben lontani dalle singolarità della funzione, qui la funzione non è definita in 0 e in meno 1. Quindi diventerebbe improprio se all'interno del dominio ci fosse 0 o meno 1 o 0 meno 1 fosse agli estremi, insomma, ma qui siamo lontani. Quindi siamo sicuri che l'integrale convergente verrà fuori un numero, bisogna scoprire che numero è. Allora, qui dobbiamo decomporre la funzione razionale. Per decomporre la funzione razionale bisogna avere presente l'algoritmo di decomposizione. Allora, questo algoritmo di composizione dice che per ogni fattore lineare, questi sono tutti fattori lineari, poi c'è la molteplicità, bene, però sono tutti fattori lineari. Bisogna associare un certo numero di coppie di questa funzione, ad esempio qui c'è 1 su x, bisogna associare un certo numero di coppie di 1 su x, presa 1 su x, 1 su x quadro, 1 su x cubo, fino a completare, arrivare alla molteplicità che è presente nella funzione originale. Quindi questa funzione, per quanto riguarda la presenza del fattore x con molteplicità 2, qui i termini da aggiungere sono una combinazione lineare di 1 su x e 1 su x quadro. Bene. X più 1 è un altro fattore lineare con molteplicità 2 e quindi qui si associano altre due funzioni che sono c su x più 1 e d su x più 1 al quadrato. Se ci fosse anche un termine irriducibile, allora irriducibile vuol dire, siccome stiamo parlando della fattorizzazione di questi polinomi sui reali, irriducibile vuol dire un polinomio in secondo grado ma col delta minore di 0. Bene. Quindi un fattore irriducibile tipico è x quadro più 1. Qui sono tutti irriducibili, sono già ridotti ai minimi termini. Quando avete decomposto, controllate che il numero di costanti che avete messo corrisponda al grado del polinomio. Questo è necessario. Quindi qui è grado 4 e anche qui abbiamo 4 costanti da determinare. Ora, per determinare queste costanti ci sono essenzialmente due modi. Il primo modo è quello di svolgere qui la frazione. Nel momento in cui svolgete, ritroverete al denominatore, se fate il minimo comune multiplo, ritroverete questo fattore qui. Al numeratore invece troverete un polinomio in generale di quarto grado, perché ci sono quattro coefficienti, anzi di terzo grado, perché ovviamente diciamo, i coefficienti sono nel termine lineare ci sono due coefficienti, nel termine secondo grado ci sono tre coefficienti, eccetera. Quindi qui sopra troverete un polinomio di terzo grado e anche questo torna perché il polinomio di terzo grado, il polinomio che trovate sopra deve essere di grado minore del polinomio che trovate sotto, perché altrimenti avreste dovuto fare la divisione. Quindi trovate un polinomio di terzo grado e poi imponete, c'è cioè un teorema per questo, il polinomio numeratore per essere uguale al polinomio che c'è qui, che è la costante 1. L'uguaglianza si ha quando i coefficienti corrispondenti sono uguali. Quindi uguagliando i coefficienti si trovano quattro equazioni lineari in quattro incognite e quindi si risolve. Il teorema che garantisce che questo sistema sia risolubile e abbia un'unica soluzione è il teorema che sta dietro questo tipo di ricomposizione. C'è un teorema che garantisce che questo voi sapete che un sistema di quattro equazioni e quattro incognite non è detto che abbia soluzioni, non è detto che abbia una soluzione. Quello è garantito. Se va qualcosa male nella risoluzione, il sistema vi viene o indeterminato o
senza soluzioni, c'è qualcosa che non va, vi deve venire un'unica soluzione. Allora, il metodo alternativo è il seguente. Allora, questa relazione qui è una relazione che vale per tutti gli x che sono diversi dal dominio, da quelli che sono fuori dal dominio di questa funzione, quindi x diverso da 0 e anche x diverso da meno 1. Quindi se voi assegnate a x un valore, va bene? Qui trovate poi una relazione tra a, b, c e d. Per esempio, se voi qui sostituite 1, per esempio, qui dentro, questa è un'identità che vale per tanti x, tu vuoi trovare a, b, c e d, questa relazione qui ti può dare tantissime relazioni tra b, c e d, va bene? L'importante è trovarne 4 indipendenti per risolvere questo benedetto sistema, va bene? Per esempio, se voi date il valore 1 qui dentro, trovereste una relazione tra a, b, c e d. Quale sarebbe questa relazione se sostituite 1? Trovereste un quarto uguale ad a più b più c mezzi più d quarti. Bene. Questa è una relazione, se date altri valori trovate le altre relazioni. Quali sono, diciamo, le equazioni più convenienti possibili in un sistema? Un sistema, se un'equazione contiene meno variabili possibili, è la più comoda di tutte, va bene? Anzi, la cosa ideale sarebbe riuscire a trovare un'equazione che contiene solo una variabile. In questo modo potete subito trovare la costante che state cercando. Questo modo si può fare, però non si può fare direttamente sostituendo un valore, ma bisogna fare una piccola operazione. Allora, qual è questa piccola operazione? Allora, per esempio, se volete determinare b, per determinare b cosa potete fare? Allora, moltiplicate tutto per x quadro, questo e questo per x quadro, bene, semplificate, quindi eliminate le singolarità in questo modo, quando moltiplicate per x quadro qui verrà semplificato, verrà fuori un x, moltiplichiamo per x quadro qui dentro, questo va via, qui c'è un x quadro, qui c'è un x quadro, va bene? Anche questa è una relazione che vale per tanti x. In realtà adesso questa vale anche per x uguale a 0, abbiamo eliminato la singolarità. Adesso sulle dispense alle volte faccio il limite per x che tende a 0, semplicemente perché ho detto per x uguale a 0 non posso utilizzare questo valore. Ma anche se sostituite trovate lo stesso identico risultato, non fa niente. Quindi potete moltiplicare per x quadro, fare le semplificazioni e a questo punto sostituite x. Che cosa succede quando sostituite x? Quando sostituite x avete che tutti i termini che non avevano sotto x quadro, è rimasto sopra un fattore x, almeno un fattore x è rimasto, e quando sostituite 0 quel termine va via. Quindi qui va via sia il termine che contiene a, che non conosciamo a, va via il termine che contiene c, e c non lo conosciamo, ma qualunque valore sia qui, se lo moltiplico per 0, 0 viene. Questo è 0, questo è 0, questo invece rimane. E quindi quando sostituite 0, qui cosa ottenete? Ottenete subito che b quanto è uguale? Quelli vanno tutti a 0, quindi rimane b, se sostituisci qui dentro 0, attenzione, è necessario fare prima la semplificazione, se no avreste una forma indeterminata, ma voi prima semplificate, sostituite 0, ottenete 1 su 1 al quadrato, cioè 1, quindi b uguale a 1, subito. Bene? Come si fanno a ottenere gli altri termini? Beh, allora dunque, questo metodo qui un difetto ce l'ha. E qual è il difetto che ha questo? Che non si riesce in alcuni casi a beccare tutti i coefficienti in questo modo. Ma più coefficienti riuscite a ottenere facilmente, e più facile sarà il sistema da risolvere. Se poi dovete trovare invece di 4 variabili, dovete trovare solo 2 o solo una, capite che è tutto molto più semplice. Per esempio, come facciamo? Ecco, in questo modo si riescono a trovare i termini che hanno il grado massimo. Quindi si riesce a trovare b facilmente. Adesso proviamo a trovare d. Per trovare d, allora si può trovare d perché qui c'è x più 1 al quadrato. Quindi si moltiplica tutto per x più 1 al quadrato. Cerchiamo di fare questa operazione senza segnarla direttamente sull'equazione, perché sennò poi devo ricancellare, certo. Per trovare d cosa faccio? Moltiplico tutto per x più 1 al quadrato. Quando qui moltiplicate per, adesso qui da x e l'x quadro ci sono, quando moltiplicate tutto per x più 1 al quadrato rimarrà un x più 1 al quadrato qui, 1 qui, qui 1 si semplifica ma 1 rimane, qui va via con questo, si semplifica, rimane solo d, va bene?
L'importante è aver messo un fattore x più 1 davanti a tutti gli altri, in maniera tale che quando sostituisci meno 1, x più 1 fa 0 e questi termini vanno via e rimane solo d. Da questa parte, quando sostituite x più 1 al quadrato, si semplifica e ottenete 1 su x quadro. Sostituite meno 1 e quindi otterrete 1 su meno 1 al quadrato e fa 1, quindi d, anche d uguale a 1. Subito. Bene? Allora, come si fanno adesso a trovare A e C? Va bene? In questo modo non siamo riusciti a trovare ancora A e C. Allora, come possiamo fare? Possiamo fare così, dunque, per esempio, allora possiamo moltiplicare tutto quanto per diciamo per x, possiamo moltiplicare per x. Allora, se moltiplichiamo per x, questa volta la moltiplicazione la faccio così vediamo quello che viene fuori. Allora, moltiplichiamo per x. Allora, quando qui moltiplichiamo per x, questo uno di questi semplifica, quando moltiplichiamo per x questo va via, questo rimane x, questo c'è un x, questo c'è un x qui davanti. Bene? Adesso non possiamo più come prima sostituire x uguale a 0. Va bene? Perché non possiamo sostituire x uguale a 0? Perché qui avremo dei denominatori, no? C'è 1 su x qui. Ah no, questo è andato via, questo qui è rimasto 1 su x. Quindi se sostituite 0, questo va a più infinito, che in relazione trova. Però una maniera può essere quella di utilizzare questa identità per trovare un altro valore comodo. Allora, per esempio, una cosa che si può fare è fare il limite per x che tende a più infinito. Perché il limite per x che tende a più infinito in questo caso è comodo? Va bene, uno sembra sostituire un'operazione semplice, perché mi costringe a fare il limite? Ah, perché se tu fai il limite per x che tende a più infinito, che cosa succede? Allora, qui uno si è semplificato, quando x tende a più infinito, questo va a 0, no? Qui c'è 1 su un polinomio di terzo grado, questo va a 0. Quindi facciamo il limite per x che tende a più infinito. Voi avete una relazione che vale per tanti x, cercate di fare un'operazione in maniera tale da eliminare più variabili possibili. Quindi questo va a 0, qui è rimasto un a, questi qui b su x va a questo qui anche va a 0 quando mettete x che tende a più infinito, qui rimane però diciamo quando mandate x all'infinito x su x più 1 tende a 1, no? Quindi rimane c, quindi trovate che a più c, questo qui va a 0, e quindi trovate che a più c deve essere uguale a 0. Va bene? Ok? Quindi anche per esempio facendo così trovate un'altra relazione che contiene solo a e c. In fondo a e c sono le costanti che sono rimaste. E una volta che avete questa relazione, se poi guardate quella che avevate ottenuto per esempio mettendo a uguale a 1, all'inizio, quando avevamo messo a uguale a 1, qui c'era rimasta, quindi abbiamo trovato queste due facilmente. Poi invece di risolvere il sistema in quattro equazioni, in quattro incognite, abbiamo detto b e d ce l'abbiamo già, no? Questa qui l'abbiamo trovata per esempio mettendo il valore 1, e abbiamo trovato questa equazione qua. Questa qui l'abbiamo trovata facendo questa operazione in maniera tale da eliminare i termini in b e d. Adesso abbiamo un'equazione, anche questa qui è un'equazione in realtà in due incognite, perché io B e D le conosco, B è 1 e D è 1. Semplifico qua, un quarto e un quarto, e quindi trovo solo un sistema con due equazioni, A più C uguale a 0, e poi c'ho anche A più C mezzi uguale a meno 1. Bene? Ok, e quindi A è uguale a meno C, con questa adesso basta risolvere solo questo sistema qui, e sostituiamo qui dentro, e troviamo meno C più C mezzi uguale a meno 1, meno C più C mezzi è meno C mezzi, uguale a meno 1, quindi C uguale a 2, va bene? C uguale a 2, quindi A è uguale a meno 2.
E questa è un'altra maniera per provare tutte le costanti. Va bene? Se volete fare col metodo tradizionale, fate col metodo tradizionale. A volte ci sono delle scorciatoie che permettono di fare meno comodo, però sono ovviamente più complicate. Ogni volta che voi risparmiate da una parte, c'è uno sforzo dall'altra. Volete il metodo passo passo? Allora fate il metodo passo passo. Se invece nella situazione contingente avete qualche semplificazione che si può ottenere, fatelo, perché è una cosa furba. Poi, una volta che avete ottenuto le costanti, fate la decomposizione e fate l'integrazione. Dovete integrare 1 su x, 1 su x quadro, 1 su x più 1 e 1 su x più 1 al quadrato. Quelli sono facili, quindi trovate facilmente a quel punto integrale. Per gli integrali di funzione razionale la cosa difficile è riuscire a trovare la decomposizione, poi il resto è semplice. Vediamo questo. Esercizio 16. Allora, integrale tra meno 1 e 1 di tangente di x mezzi più x quadro. Ecco, io ovviamente a lezione ne faccio solo alcuni perché ho modo, facendo un esercizio, di commentarli un po', però vi consiglio di guardarli tutti quanti. Allora, in questa integrale qui ci sono, anche questo è un integrale definito, bisogna sempre controllare che non sia improprio. In questo caso il denominatore qui è 2x quadro meno 4 e quindi i punti pericolosi sono più e meno 2, ma qui siamo ben lontani da più e meno 2. Poi osserviamo una cosa, che anche se uno decidesse di dividere la difficoltà di fare questa integrale e quest'altra integrale, si accorgerebbe che dei due integrali questo è semplice perché è una funzione razionale. Questo invece è più complicato perché non è una funzione razionale, c'è sta tangente sopra che dà fastidio. E in generale abbiamo visto che quando si mischiano tipi di funzioni diverse ci sono delle complicazioni. Quindi su questa integrale qua, meglio guardare meglio l'integrale e capire se c'è qualche maniera per evitare di trovare la primitiva di questa funzione qua, che potrebbe essere anche molto complicato, se non addirittura impossibile. Se io ti do un'integrale che probabilmente è impossibile da fare, vuol dire che c'è un'altra strada. Sto a ingannare le persone su queste cose. Quindi, che osservazioni si possono fare? Allora, qui c'è un intervallo simmetrico rispetto allo zero, va bene? Piuttosto che fare una marea di conti, essere bravi a fare tanti conti, forse è meglio essere bravi a individuare simmetrie, va bene? Perché se uno individua simmetrie e si ricorda un po' di teoria, allora riesce a risparmiarsi i conti, e questo è, se poi i conti sono impossibili, è l'unica strada. Allora, che cosa? Quindi intanto uno agisce separando le difficoltà, quindi uno dice, vabbè, allora questa è un po' più difficile dell'altra, adesso vedremo di farci qualcosa, quest'altra invece è una cosa un po' più standard perché è una funzione razionale, poi vediamo se eventualmente, qui mi avevano detto di squadra meno 4, se eventualmente ci sono delle cose, altre osservazioni che si possono fare per... Allora, quando avete un'integrale su un intervallo simmetrico rispetto allo zero, se la funzione è dispari, questo l'avevamo osservato, se una funzione è dispari, ma in generale, io cercherò di farvi il favore di centrare tutto in zero, ma è chiaro che questo ragionamento si potrebbe fare anche se l'intervallo invece di essere centrato in zero fosse centrato da un'altra parte, e la funzione simmetrica rispetto al centro di quell'intervallo, il discorso è esattamente uguale, si tratta di una traslazione. Vabbè, comunque qui in questo caso siamo in 0, quindi qui c'è meno 1, qui c'è 1. In 0
la funzione vale 0, però uno osserva che questa funzione è una funzione dispari. Perché è una funzione dispari? Perché qui sotto è una funzione pari, no? E qui sopra invece c'è una funzione dispari, la funzione tangente è una funzione dispari, non deve ricordarsi com'è il grafico della funzione tangente. E tangente di x mezzi non conta nulla, perché fare tangente di x mezzi vuol dire fare il disegno della tangente, solo cambiare un po' l'unità di misura sulla sede x, ma non cambia niente. Vi ricordo che funzione dispari vuol dire che f di meno x è uguale a meno f di x. Prova a mettere qui dentro meno x, che cosa succede? Questo x quadro del segno, non, diciamo, quando mettete qui dentro meno x rimane x quadro meno 4, quindi se mettete qui dentro al posto di meno x, al posto di x meno x, questo rimane uguale. Qui verrà la tangente di meno x mezzi, ma siccome la tangente è dispari, il meno esce fuori, no? Perché la funzione è dispari. Definizione funzione dispari. Quindi la funzione dispari la integro su un intervallo simmetrico rispetto allo 0, quindi l'integrale è 0. Perché faccio la somma di quest'area alla somma di quest'altra area, siccome sono simmetriche, siccome la teoria sull'integrale dice che quest'area la prendi col segno più e questa col segno meno, poi l'integrale fa 0. Quindi questa è tutta fatica risparmiata per quell'altro. Va bene? Quindi osservazione, la funzione è dispari, eh? L'intervallo, bisogna dire, la funzione è dispari, l'intervallo è simmetrico rispetto all'origine, quindi piccolo disegnetto se volete, e quindi l'integrale vale 0. Quindi questo è fatto. Adesso vediamo l'altro. L'altro è una funzione diciamo, razionale. L'un mezzo qui lo possiamo mettere fuori perché tanto il coefficiente moltiplicativo rimane questo polinomio qui. Il polinomio sopra è grado 2, quello sotto è grado 2. Il grado di questo è maggiore o uguale di questo. L'algoritmo prevede la divisione. Oddio, non so fare la divisione. Però la divisione, diciamo, la fai quando la divisione non si vede a occhio. Ma qui che cosa dovete fare? Aggiungete e togliete 4 in maniera tale da fare che cosa? Qual è l'obiettivo della divisione? Perché uno non è che deve sapere fare la divisione, oddio, deve sapere fare la divisione, ma deve anche sapere perché la fai, va bene? Anzi, forse è più importante. Perché vuoi fare questa divisione? Va bene, qual è l'obiettivo? Per verificare se lo studente fa fare la divisione? No, perché così cerchi di scrivere la funzione razionale come somma di funzioni razionali dove ciascuna funzione razionale sopra non c'è un polinomio di grado maggiore o uguale di quello di sotto. E quello è l'obiettivo, va bene? L'obiettivo è quello. Poi, se tu lo fai con la divisione o perché aggiungi e togli 4, è indifferente. Allora, se tu aggiungi e togli 4, che opportunità hai? Hai opportunità di fare questo su questo, che fa 1, e poi fare più questo su questo. Hai raggiunto l'obiettivo? Sì, perché adesso ho scritto come somma di funzioni razionali, questa è una costante, questa la integro subito. Questa è un'altra funzione razionale, però ci ha fatto il piacere di avere sopra un polinomio di grado addirittura 0 e qui sotto un polinomio di grado 2, va bene? E l'obiettivo è scrivere la funzione razionale come somma di funzioni razionali dove sopra c'è un polinomio di grado più basso, va bene? Anzi, se è già costante, non occorre neanche fare la... Oddio, adesso vedremo, insomma, dovremo fare anche la decomposizione. Però intanto questo è il primo obiettivo da ottenere. Quindi questa... Poi ci occuperemo dell'integrazione. Adesso occupiamoci del problema algebrico di scrivere questa in maniera semplice. Qui, adesso, che cosa possiamo ancora fare? Allora, questo 1, poi lo riportiamo. 4 non ce ne frega niente. X quadro meno 4, allora devo fattorizzare questo polinomio, questo è x meno 2 per x più 2, quindi qui che cosa dovrò metterci? Dovrò metterci x più 2 più x meno 2 e qui ci metterò sopra due costanti, va bene? Ok, allora cerchiamo un po' queste costanti, quanto valgono. Vediamo un po' di fare un po' occhio, tanto diciamo l'1 vabbè, non ci serve in questo caso, ma siccome questo polinomio qui è 4, quando voi fate vabbè, facciamo una moltiplicazione così
ax meno 2 più b per x più 2, se svolgessimo solo questa parte qui, questo cosa deve dare? Deve dare 4. E quindi avremmo che a più b per x, poi cosa c'è qua? C'è più due volte meno a più b uguale a 4. E quindi? Quindi cosa possiamo fare? Allora dobbiamo mettere a più b uguale a 0 e poi bisogna prendere meno a più b uguale a 2 per risolvere il sistema. Quindi vediamo un po' quanto fa. Quindi da questa trovate che a deve essere uguale a meno b, e da quest'altra invece, quando sostituite, dovete prendere b più b, questo è uguale a 2, e quindi cosa trovate? Trovate facilmente che b deve essere uguale a 1 e a deve essere uguale a meno 1. Quando fate queste operazioni, ovviamente vi consiglio poi di controllare che la decomposizione sia giusta. Allora, se metto qui 1 e meno 1, dovrei fare x più 2 meno x meno 2 e viene 4 effettivamente, va bene? Va bene, allora quindi questo qui è un meno 1, questo b qui è 1 e quindi possiamo fare l'integrale. Adesso la funzione razionale che c'era qui è stata decomposta in funzione razionale di cui è facile trovare l'integrale, va bene? Allora, vediamo un po' che cosa viene fuori. Allora, questo abbiamo detto che fa 0, qui invece dovremmo fare l'integrale e allora dobbiamo fare le primitive di questa. Qui la decomposizione vi consiglio di farlo su una riga a parte. Quando l'avete fatta, adesso potete metterle lì dentro e potete anche fare subito l'integrazione. L'integrazione di 1 è x, l'integrazione di meno 1 su x più 2 è meno logaritmo di x più 2 e l'integrazione di 1 su x meno 2 è più 1 più logaritmo 2. Volo. È l'unico che mi viene in mente su. Sì, lo so, appunto. Te invece come ti chiami? Lucia di cognome. Com'è? Lucia di cognome. Lucia di cognome. State. Allora. Ora non so perché mi ricordo da questo. Comunque guarda, vederti sorridere è un piacere, perché a quest'ora del mattino bisogna essere felice. Allora, sono le 10 passate, però diciamo per me è ancora presto. Allora, adesso sostituiamo. Beh, dunque, allora, in realtà c'è una piccola semplificazione che potevo fare anche prima. Allora, vedete, adesso arrivati a questo punto, io dovrei sostituire sia 1 che meno 1. Beh, insomma, la fatica non è poi così improba. Però, diciamo, arrivati a questo punto, anche qui avremmo potuto notare un'altra simmetria, che poi faciliterebbe un po' i conti dopo, forse. Adesso vediamo. Questa funzione qui è pari, perché tutto è in funzione di squadro. Ovviamente non è che le funzioni sono tutte o pari o dispari, possono non avere neanche nessuna simmetria, ma se c'è una simmetria qualche semplificazione si può fare. Per esempio, siccome la funzione è pari, allora la situazione qual è? La situazione è una cosa così, insomma, dovete sommare quest'area qui e quest'area qui, ma sono uguali queste due aree. Quando c'è la simmetria invece la parità, quest'area è uguale a quest'altra. Quindi se volete, allora qui potete continuare a svolgere così, ma se ve ne accorgete di questa cosa un po' prima, potete anche dire questo, invece di fare l'integrale tra meno 1 e 1, lo faccio tra 0 e 1, no? Faccio tra 0 e 1 e poi prendo il doppio di questo valore. Devo fare questo e questo che sono uguali, va bene? Allora, quando fai, diciamo, prendi il doppio, sto un mezzo non c'è più, questo un mezzo non c'è più, c'è una divisione per un mezzo che ci siamo tolti, poi soprattutto invece di sostituire meno 1, sostituiremo 0, che è più bello. Allora, adesso vediamo un po' quanto viene fuori. Allora viene, se mettiamo 1, viene 1 meno logaritmo di 2 più
logaritmo, metti, quando metti 1 qui dentro ti viene il logaritmo del valore assoluto di meno 1, quindi viene 0. Ecco, importante mettere il valore assoluto, perché se mettete qui 1 e non ci mettete il valore assoluto vi viene fuori un numero negativo che non va bene. Allora, se accade una cosa del genere, ritornate un attimo indietro e vedete se vi siete dimenticati qualcosa. E poi quando sostituiamo 0, quindi qua viene meno, allora sostituite 0, questo è 0, questo viene meno logaritmo di 2, e quando mettete qui 0 viene più logaritmo di 2. E quindi, questi vanno via, e quindi viene 1 meno logaritmo di 2. Bene? Dunque, qua invece viene... no, scusate, quando ho messo 1 ho sbagliato a fare 1 più 2. 1 più 2 fa 3. Quindi viene logaritmo di 3. Bene? Ovviamente, siccome sono... lo riconosco, sono degli errori stupidi, se uno mi fa una cosa del genere nel compito non è che gli non gli tolgo niente. Per una cosa così non succede niente. Se invece l'esame era con la crocetta, un errore così è pericoloso. Però ormai il trend è cambiato. Vediamo questo. Tra 0 e pi greco. Allora, c'è domande su quello di prima, vedo discussioni in corso. Fate domande. Allora, qui bisogna fare l'area di questa funzione tra 0 e pi greco. Alle volte, adesso in questo caso questo disegno non ci servirà a niente, però ecco, questa funzione qui, seno al quadrato, tra 0 e pi greco è una cosa fatta così, no? Che la funzione seno, solo che elevandola al quadrato, poi qui continua. È una funzione periodica di... periodo pi greco, quindi chiede di calcolare l'area di questo. Bene? Qui va a 0, qui va a 0. Che cosa possiamo fare? Allora, qui ci sono vari modi per svolgere questa integrale, adesso ne vediamo almeno due. Tutto sta a quante proprietà delle funzioni teoremiche vi ricordate, perché ovviamente più proprietà potete applicare e le strade si possono possono esserci anche vari altri metodi per farlo. Allora, qui come si può fare? Allora, vediamo un po' un metodo. Allora, il metodo è il seguente. Allora, proviamo a scrivere questo come seno di x per seno di x. Aspetta, c'è uno. Adesso lo inquadro. Io. No, quello di io. Sì. Io. Lì. No, tu no. Bernardini. Com'è? Bernardini. Bernardini, stai zitto. Che mi disturbi a fianco, come si chiama? Lì. Com'è? Lì. Fisicale. Lì. Stai. Vabbè, dimmi il tuo nome, dai. Vuole entrare nella conversazione, non ci vale niente, perché... allora qui c'è il quadrato, bene, se non ci fosse il quadrato l'integrale del seno non sappiamo fare, però diciamo una maniera può essere scrivere il seno al quadrato in questo modo e poi, siccome ci sono due fattori, integrare uno dei due fattori. Quindi qua viene 0 pi greco seno di x, quando integri il seno ottieni c'è meno coseno di x. Bene? Bene, adesso anche qui uno potrebbe cercare di scrivere questa funzione qui rispetto al coseno, visto che adesso c'è dentro il coseno, e anche lì potrebbe venire fuori l'integrazione, però quella è una strada un po'
se la provate, diciamo, uno potrebbe anche scrivere seno di x come 1 meno coseno al quadrato di x, avrebbe la funzione radice di 1 meno x quadrato, 1 meno coseno al quadrato, una variabile coseno di x, potrebbe avventurarsi nel cercare la primitiva di questa. Quando facciamo un'integrazione per parti su un integrale definito, allora che cosa bisogna fare? Allora, di questa parte qui, che è già integrata, bisogna poi valutarla tra 0 e pi greco, va bene? E l'integrale rimane tra 0 e pi greco. Quindi qui poi che cosa viene fuori? Viene fuori meno e meno se, allora innanzitutto valutiamo qui in 0 e pi greco. Quando valutate in 0 e pi greco, siccome il seno in 0 e pi greco fa 0, questa roba qua fa 0, questa roba qui scompare completamente. Quando guardiamo questo, il meno e il meno si possono semplificare, quindi viene 0 pi greco coseno di x de seno. E quindi adesso posso portare fuori il seno, e quindi qua viene tra 0 e pi greco coseno al quadrato di x in dx. Bene? Quando porto fuori il seno tengo questo. Che cosa è successo? Ho trovato qualcosa di interessante? Ho trovato che questa integrale qui è uguale all'integrale del quadrato del coseno. Ho trovato che questo qui è uguale alla, se cambio invece di seno al quadrato ci metto coseno al quadrato, l'integrale è lo stesso. Allora diciamo, ma questa roba qui mi ha trasformato un integrale in un altro integrale, e adesso mi ritrovo di nuovo una funzione trigonometrica al quadrato, va bene? Sembra che non sia successo niente. Sulle dispense come ho continuato, perché adesso allora o fate come ho fatto sulle dispense, ho continuato, oppure qua si comincia a, uno può anche trovare una scorciatoia, perché qui potrebbe ricominciare da capo, riapplicare l'integrazione per parti e non so quanto, diciamo, quante novità potrebbe riuscire a ritrovare. Quando si applica integrazione per parti a funzioni trigonometriche può anche accadere che a volte, a forza di riapplicarle, ritrovate ciclicamente sempre le stesse cose. Si trovano delle relazioni che sono vere, ma non si esce, insomma. Allora, qui che cosa si può fare? Allora, noi in realtà noi sappiamo delle relazioni tra seno al quadrato e coseno al quadrato? Beh, sì, noi sappiamo che seno al quadrato più coseno al quadrato di x, questa roba qua vale 1. Bene? No? Sappiamo questo. Quindi, noi abbiamo trovato che l'integrale di questo e questo sono uguali. Ma, diciamo, se provassimo a integrare questa cosa qui tra 0 e pi greco, che cosa potremmo ottenere? Allora, integriamo tra 0 e pi greco questa relazione qua. Seno al quadrato di x più integrale tra 0 e pi greco di coseno al quadrato di x in dx uguale all'integrale tra 0 e pi greco di 1. Mi è venuto diverso da quello sulla dispensa. Allora, questa integrale qui è facile. Quindi l'integrale vale pi greco, no? Viene la funzione, viene x valutata tra 0 e pi greco, quindi vale pi greco. Beh, allora, questa che abbiamo ottenuto fino a questo punto, come si può adesso utilizzare? Tu hai che la somma di due cose vale pi greco, e queste due cose sono uguali, quindi quanto vale questo? E quindi questo vale pi greco mezzi. E quindi uno qui conclude, questo uguale a pi greco mezzi. Sulle dispense è fatto in maniera completamente diversa. Bene? Un'altra maniera ancora per fare lo stesso integrale, questo per dirvi che non c'è un metodo per fare le cose. Bene? Quindi qui abbiamo applicato integrazione per parti, siamo arrivati a questa relazione qui e poi ci è venuto in mente che vale questo, abbiamo detto noi facciamo questa integrale per trovare un'altra relazione tra due cose,
ci sono venute, praticamente abbiamo avuto questa relazione qui facendo interazione per parte, questa qui utilizzando questa identità ci è venuto subito che poi tutta. Un'altra maniera è la seguente: allora abbiamo detto che all'inizio che il seno al quadrato di x, quello che dà fastidio non è tanto la presenza della funzione seno quanto del quadrato. In trigonometria ci sono vari tipi di trasformazioni che permettono di cambiare funzione trigonometrica, se questa è elevata al quadrato, riuscirla a scrivere come combinazione lineare di funzioni seno e coseno senza i quadrati. Allora, quali sono queste relazioni? Allora, potremmo dire questo. Allora, per esempio, se voi guardate coseno di 2x, no? Coseno di 2x, qualcuno si ricorda quando fa? Ecco, bravo. Coseno al quadrato di x meno seno al quadrato di x, quindi la sapete. Come ci può aiutare questa relazione? Allora, vediamo un po', che cos'altro possiamo fare? Qui dentro c'è seno al quadrato, qui c'è anche coseno al quadrato, ma abbiamo visto prima che coseno e seno al quadrato sono una relazione molto semplice. Questo qui, coseno, è 1 meno seno al quadrato di x. E quindi cosa vuol dire? Questo qui era questo qua sotto. Quindi questo cosa vuol dire? Che 1 meno 2 volte seno al quadrato di x è uguale a questo. Allora, questa è una relazione tra il seno al quadrato e il coseno di 2x. Capite che se voi adesso lì dentro, invece di metterci il seno al quadrato, mettete la formula che adesso verrà fuori qui per il seno al quadrato, troverete una cosa che si integra subito. Allora, vediamo un po' questa relazione che viene fuori da qui. Allora, qui abbiamo 2 seno al quadrato di x uguale a 1 meno coseno di 2x, e quindi seno al quadrato di x è uguale a 1 meno coseno di 2x mezzi. Bene, quindi uno, se si ricorda, uno pretende che uno si ricordi, cioè che uno magari non l'ha neanche fatta questa cosa, quindi una procedura ve l'ho fatta vedere, ma se per cultura generale a uno gli viene in mente che il seno quadrato si può scrivere così, l'integrale viene subito. Perché? Perché quando sostituite qui dentro 0 pi greco 1 meno coseno di 2x mezzi, adesso la funzione da integrare è ben più semplice. Perché? Perché devo integrare un mezzo, allora integriamo un mezzo, allora devo fare integrale da 0 pi greco di un mezzo. Poi devo fare l'integrale più, anzi meno, l'integrale tra 0 e pi greco, un mezzo lo possiamo anche portare fuori, anzi anche qua un mezzo lo portiamo fuori, così l'integrale solo 1 di x, di coseno di 2x di x. Va bene? Allora, quant'è l'integrale? Anzi, guardiamo prima questa integrale qua. Coseno di 2x tra 0 e pi greco, quanto fa? Fa questa integrale? Perché? Sì, allora lui ha detto no, non è seno di 2x. No, a parte il seno, no. Seno di 2x mezzi, questa è la primitiva di coseno di 2x. Quando fate, no, adesso uno qui dovrebbe fare la primitiva di coseno di 2x. La primitiva di coseno di 2x è seno di 2x mezzi, no? E quando derivi ti viene il coseno di 2x, poi devi derivare anche 2x, quindi per 2, e quindi ti viene fuori questo, no? Tanto poi tu sostituisci 0 pi greco, sempre 0 viene, ma c'è sta anche sto un mezzo. Quindi questo è un motivo per cui questo fa 0, ma c'è un altro motivo, ancora più semplice, per cui quello fa 0. Perché qual è il grafico del coseno di 2x? Siamo tra 0 e pi greco. Allora, il coseno di 2x, sto 2 dentro, cosa fa? Dimezza il periodo, va bene? Quindi il coseno di 2x è come la funzione coseno tra 0 e 2 pi greco, va bene? Cose vecchie, no? Sto 2 qua dentro,
fa sì che quando percorro 0 pi greco è come se per il coseno x percorressi 0 pi greco. Quindi sto integrando questa funzione su, no, questi pezzi qua. Questo e questo sono, diciamo, questo e questo e questo e quest'altro. Quando sommo tutte queste aree, algebricamente viene 0. Un'altra maniera per vedere la stessa identica cosa. Quindi questo qui, per vari motivi, fa 0. Va bene? Questo qui, quando lo integri, l'integrale di 1 è ovviamente x, quando faccio tra pi greco e 0 viene pi greco, e quindi questo qui vi viene il pi greco mezzi che abbiamo ottenuto prima. Quindi, o in un modo o nell'altro, poi sulle differenze c'è un terzo ancora, il risultato non cambia, per fortuna. Va bene? Questo per farvi vedere che con gli integrali la strada che uno poi può prendere alle volte può essere completamente diversa. Non è che se voi lo fate in maniera diversa come lo faccio io è sbagliato, o qualcuno di noi due è sbagliato. Ok, vediamo questo. Allora, 0 è minimo x1 su x logaritmo di x. Allora, vediamo un po' questo. Allora, qui per fare questa integrale siete un po' costretti prima a studiare la funzione minimo di x 1 su x. Studio che ci mettete 2 secondi per farlo, però è necessario. Allora, la funzione minimo di x su 1 su x, cosa vuol dire? Disegnate nell'intervallo che vi interessa la funzione x 1 su x e poi prendete il grafico del minimo. Allora, la funzione x è la retta direttrice, 1 su x invece è un pezzo di iperbole. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il grafico del minimo è una funzione che fa così e poi qui cambia e va giù così. Questa è la funzione minimo. Bene, questa funzione minimo, quindi come sarà la maniera più comoda per trattarla? Ma allora, se ha una certa espressione, cioè x tra 0 e dov'è questo punto qua? Questo punto qui è 1, no? Questo punto qui è 1. Allora, quindi vuol dire che questa funzione qui è come scrivere x tra 0 e 1, e tra 1 e da 1 in poi invece questa roba qui potete sostituire 1 su x. Quindi questa integrale qua, dopo questa piccola osservazione, bene, però necessaria, allora cosa vi permette di fare? Allora, vi permette di dire, ma forse per fare questa integrale la cosa migliore sarà fare separatamente l'intervallo 0, 1 in una maniera e l'intervallo 1 è in un'altra maniera. Allora vediamo un po', quindi tra 0 e 1 x logaritmo di x in dx, e tra 1 e invece dobbiamo fare l'altra espressione che è 1 su x logaritmo di x in dx. Va bene? Ok? Quindi intanto uno spezza l'integrale in questa maniera. Bene, allora adesso occupiamoci di risolvere i singoli integrali. Allora, proviamo a trovare prima la primitiva di questo. È indifferente se scegliete di svolgere il conto tirandovi dietro l'intervallo o prima trovando la primitiva e poi facendo la sostituzione. In questo caso è indifferente. Facciamo prima la primitiva così com'è, senza trasportare gli estremi. Allora, anche qui, prodotto di funzioni, quello che conviene fare è un'integrazione per parti. Cosa conviene cominciare con i tentativi? Il primo tentativo da fare è provare a integrare x. Integriamo x. Allora, logaritmo di x de x quadro mezzi.
Allora, questo qui quindi sarà logaritmo di x per x quadro mezzi meno, adesso invertiamo, x quadro mezzi del logaritmo di x. Va bene? Allora, qui cosa accadrà, diciamo, di comodo? Che adesso, quando trasportiamo fuori il logaritmo di x, la derivata, allora il logaritmo, se volete, può essere una funzione complicata se mischiata con un polinomio, ma la derivata invece è 1 su x, quindi le cose si semplificano. Logaritmo di x per x quadro mezzi, allora questo qui, quando lo portate fuori, viene 1 su x in dx, no? Quando il logaritmo di x lo portate fuori, viene 1 su x in dx, quindi qua verrà meno l'un mezzo, lo posso scrivere qui fuori, l'x semplifica, x dx. Bene? E allora siamo alla primitiva, che è logaritmo di x per x quadro mezzi meno un quarto x al quadrato. Bene, fate la primitiva di x, quindi secondo me. Ok? Questa è la prima. Adesso sostituite, allora vogliamo subito trovare il valore in questo caso, allora sostituite lì dentro 0 e 1. Allora in 1 che cosa succede? Quando mettete 1 qui dentro, qui viene 0, qui invece viene meno un quarto, e quando sostituite 0, questo viene 0, questo viene meno infinito per 0. E allora? E allora cosa ci si accorge? Che in realtà qui c'era un piccolo integrale improprio, va bene? X per logaritmo di x non è, la funzione non è definita anche in 0, no? 0 non è definita. Logaritmo di x 0 non è definito, ma quanto fa il limite per x che tende a 0 di x per logaritmo di x? Quanto fa? Riesco a tenere il silenzio solo con queste domande. Quanto fa? Fa 0, eh? Quando le fare? Fa 0, quindi quando mettete 0 qui dentro, qui c'è una forma interminata, questo fa 0, dovete fare il limite, non potete sostituire. Fate il limite, questo viene 0, questo è 0, quindi rimane meno un quarto. Va bene? È venuto un numero negativo, non c'è da stupirsi perché il logaritmo di x tra 0 e 1 è negativo. Va bene? Avete integrato una funzione negativa, vi viene fuori un numero negativo. Vediamo l'altra che è rimasta. Devo integrare 1 su x logaritmo di x in dx. Qui, se volete, è più semplice perché dunque qui ci serve, vabbè, insomma, teniamo presente che l'intervallo è sui positivi. Qui potete portare questo nel differenziale, quindi viene logaritmo di x del logaritmo di x. Dovrei metterci il valore assoluto, ma osservo che l'intervallo sul quale poi dovrò integrare è x maggiore di 0, quindi qui ci mettiamo una x maggiore di 0. Qual è la primitiva in questo caso? In questo caso non devo integrare il logaritmo di x in x, devo integrare il logaritmo di x in logaritmo di x. Quindi qui la primitiva è come integrare t, insomma. Viene x quadro mezzi, e quindi viene logaritmo di x al quadrato mezzi più costante. Bene, allora questa è la primitiva, andiamo lì sopra e sostituiamo i valori. Quindi qua viene più, qua mettiamo una parentesi per capire quanto verrà fuori. Quando ci metto e qui dentro, logaritmo di e fa 1, quindi viene un mezzo. Quando invece ci metto 1, questo viene 0 e quindi viene meno 0. Un quarto più un mezzo, anzi meno un quarto più un mezzo, un quarto. Ok? Questo è. Allora vediamo qualche integrale improprio.
Ad esempio questo. Semplice, l'unica cosa che bisogna fare attenzione è che quando si guarda una, diciamo, il problema integrale improprio, non bisogna guardare solo gli estremi, ma anche nell'intervallo stesso. Qual è il dominio di questa funzione qua? Qui la funzione è definita in 0 e 1. E quindi che cosa vuol dire? Che io non dovrò solo guardare in 0, che è un estremo e qui la funzione è definita, non solo a più infinito, perché lungo tutta la semiretta, ma dovrò guardare anche in 1 perché questa roba qui sia convergente. Quale sarà il grafico di questa roba qua? Ma non lo so, diciamo, quale sarà, ma diciamo questa cosa qui è una funzione positiva, probabilmente sarà una cosa, non so, così, nel migliore dei casi. Il migliore dei casi vuol dire se anche qui tende a 0. Allora qui c'è 0, qui c'è 1. Quindi i pericoli quali sono? I pericoli sono che qui sto integrale da queste parti non sia controllato e tende a più infinito, anche qui c'è un pezzo che sale a più infinito, quindi anche qui c'è un lato infinito, anche lì c'è un pericolo, e poi anche questa parte qua. Quindi bisognerà convincere l'integrale a essere convergente in tutti questi, in tutte queste zone. In mezzo siamo tranquilli, la funzione continua, non c'è niente a controllare. Bene, allora cominciamo a fare l'analisi, quindi punti da controllare in 0 più 1, ecco 1 bisogna guardare sia a destra che a sinistra, basta che il comportamento sia lo stesso, ma diciamo, non ci mettiamo niente, poi a più infinito. E in più infinito. Allora cominciamo con 0 più. Allora, se x tende a 0 più, anche quando fate voi l'analisi sul foglio, cercate di individuare bene il punto che state prendendo in considerazione. Se x tende a 0 più, adesso vediamo quello che succede. La funzione la chiamiamo f di x, la funzione di partenza, adesso vediamo di semplificarla vicino a 0. Allora, quando questa roba, quando x tende a 0, che cosa accade? Allora, l'infinitesimo di riferimento è x alla qualcosa, quindi x alla a lo lasciamo così com'è. Quando x tende a 0, questa roba qui tende a 1, quindi 1. Qui sopra c'è un altro infinitesimo, che quando x tende a 0, questa roba tende a 0, ma l'esponenziale no? Qui c'è 1 meno e alla meno x è 1 meno x, e alla meno x si approssima con 1 meno x, e quindi quando qui si fa la differenza, quindi qui viene 1 e 1 va via, la x, c'è una x sopra, la mettete sotto e quindi viene x alla a meno 1. X alla a meno 1, allora siamo nel finito, quindi bisogna imporre, per imporre la convergenza, no, non è x, come dici? Non è x, non è? Il numeratore, il numeratore, no, è no. È già, fatto un po', x è sotto, quindi bisogna imporre che a meno 1 sia minore di 1, a meno 1 minore di 1, quindi la condizione è, per la convergenza è a minore di 2.
per avere la convergenza vicina a zero, bisogna imporre che, anzi chiamalo qua sopra, A minore di 2. Bene? E 1 è fatta. Adesso vediamo un po' in 1 che succede. Allora, quando x tende a 1 devo prevedere di stare sia a destra che a sinistra. Qui non c'è problema perché tanto c'è il valore assoluto. Quando x tende a 1, vediamo un po' che cosa succede. La funzione, che è la stessa, assume una forma diversa in quel punto. Quando x tende a 1, sopra abbiamo 1 meno e alla meno 1. È una costante. L'importante è che non sia né una cosa che tende a 0 né a più infinito. La costante lasci lì così com'è. Questo qui tende a 1, quindi 1, magari scrivete comunque questa cosa, lasciate la traccia in maniera tale che so che cosa ne avete fatto di quel pezzo. Questo invece rimane, lo lasciate col valore assoluto, e poi che cosa imponete? Siamo nel finito, qui abbiamo una costante su x meno 1 alla 4a, siamo comunque al finito, anche se non più in 0, siamo in 1, e quindi devo imporre per la convergenza che l'esponente di x meno 1 sia minore di 1. Quindi devo imporre che 4a sia minore di 1, e quindi mi viene a minore di 1/4. Va bene? Che è una condizione più forte. Che è una condizione più forte di quella di prima. Quindi se vogliamo tutte e due le cose basterà imporre a minore di 1/4, perché se è minore di 1/4 è anche minore di 2, quindi la convergenza sia in 0. Quindi. Adesso vediamo ancora più infinito. Allora, a più infinito che cosa succede? Beh, a più infinito, qui sopra al numeratore, questa esponenziale qui, a più infinito, siccome c'è un meno, questo tende a 0, questo pezzo qua. Quindi il numeratore resta 1. E quando x tende a più infinito non è molto diverso fare x o x meno 1, quindi qua diventa tutto quanto x, questo rimane x alla a, e quest'altro rimane invece viene x alla 4a. Però l'assoluto lo possiamo anche eliminare, non perché non ci piace, ma perché quando x tende a più infinito ovviamente supera 1 e x meno 1 è positivo, cioè x è positivo, quindi x alla a 4a, quindi qua viene in tutto 1 su x alla 5a, e devo imporre che 5a deve essere maggiore di 1. Quindi 5a, perché adesso siamo a più infinito, quindi 5a maggiore di 1, quindi viene a maggiore di 1/5. Va bene? E allora qual è la condizione finale per la convergenza? Quindi questo converge, allora a minore di 1/4 è maggiore di 1/5. Bene? Quindi questa è la condizione finale, questo è il risultato finale per la convergenza in questo caso. Questo in questo caso
anche qui abbiamo un integrale improprio, anche qui bisogna controllare dove la funzione, qual è il dominio della funzione. Allora, qui è abbastanza semplice perché c'è senz'altro 1, poi c'è più infinito, e poi tra 1 e più infinito non c'è nient'altro perché... Aspettiamo che... Non c'è nient'altro perché l'unico pericolo sarebbe questo 1 più x alla x, ma anche se x alla x messo così, tutto è timore, x alla x, se fai un numero positivo, il positivo verrà, quindi logaritmo di 1 più x alla x sarà sempre positivo, perché stiamo al di là di 1, quindi gli unici problemi sono veramente gli estremi, 1 e infinito. Allora, cominciamo per x che tende a 1. Controllare 1 più e più infinito. Allora, per x che tende a più infinito, scusate, a 1 più, allora la funzione f di x, allora vediamo il denominatore x meno 1, quello adesso dovete tenere presente che l'infinitesimo di riferimento è x meno 1, quindi x meno 1 lo lasciate così come sta. Poi, quando x tende a 1, sta roba brutta qua fa 1 alla 1, fa 1, 1 più 1, 2, quindi qua viene il logaritmo di 2 alla quinta. Scriviamo logaritmo di 2 alla quinta, ma non ci preoccupa, è una costante. Logaritmo di x, quando x tende a 1, tende a 0. Allora, che cosa facciamo? Bisogna capire come tende a 0. Come tende a 0. E allora che cosa dobbiamo fare? Qual è questa idea fenomenale che ci viene in mente? Che qui bisogna tenere presente che l'infinitesimo è x meno 1. Quindi, se volete, il passaggio più semplice è quello di dire, ma scrivere logaritmo di x è come scrivere logaritmo di 1 più x meno 1. Dice, ma perché aggiungi e togli 1? Perché io voglio evidenziare l'infinitesimo di riferimento. E quella è la cosa che deve pilotare il suo passaggio, non perché... uno impazzisce e dice adesso aggiungo e tolgo 1, va bene? Perché l'infinitesimo momento è x meno 1, e quello è il punto di riferimento, quello devi evidenziare. Non c'è scritto? Non c'è scritto, ce lo metti. X meno 1, adesso è 1 più l'infinitesimo. Ah, adesso è 1 più l'infinitesimo. Allora posso andare avanti tranquillo, va bene? Tutto questo esercizio, tutta la difficoltà dell'esercizio gira attorno a questo problema qua, no? Per dire, diciamo. Allora, quindi questo va come x meno 1. Ah, benissimo. Quindi questo, no? Perché se io ti scrivo il logaritmo di x e sei vicino a 0, 1 più x e sei vicino a 0, tu me lo sostituisci con x. Se io ti traslo di 1, tu non puoi dire non lo so fare. Trasli anche tu. Allora, quindi qui che cosa succede? Allora, qui viene fuori una costante, se non mi va di riscrivere questo, la cosa importante è scrivere x meno 1 alla a meno 3. Quindi bisogna imporre che a meno 3 sia minore di 1 e quindi a minore di 4. Siamo al finito, bisogna imporre che a sia minore di 4. E quindi questa è la prima condizione. Adesso vediamo cosa succede per più infinito. Allora, per x che tende a più infinito, vediamo un po' che cosa succede alla funzione. Allora, il logaritmo di x, questo qua va a più infinito, però adesso lo riporto così com'è. Non posso fare nessuna approssimazione con Taylor, perché Taylor mi aiuta nel finito, ma non all'infinito. Quindi questo lo scrivo così com'è. X meno 1 alla a, direi che posso scriverlo come x alla a. Quando faccio il logaritmo di 1 più x alla x, adesso x alla x, no? Sapete che quando varia sia l'esponente che la base c'è qualche problema. Ma qui non occorre fare trasformazioni. Qual è, che cosa succede a x alla x? Oh, mandi la base all'infinito, l'esponente all'infinito, tenderà all'infinito. E quindi questo 1 lo puoi togliere, e quindi puoi scrivere il logaritmo di x alla x. E questo elevato alla quinta, primo passaggio, va bene?
Bene, poi facciamo qualche altra semplificazione. Allora, x la, questo lo lasciamo sopra. Allora, qui la x la portiamo fuori, eh? Quando c'è x alla x, una x può essere portata fuori, e quindi per x alla quinta, per logaritmo di x alla quinta. E quindi adesso siamo quasi, quindi qui c'è x alla a più 5, e poi qui si semplifica, viene il logaritmo di x al quadrato. Bene, adesso siamo più infinito, la funzione è del tipo di quelli che abbiamo studiato, qui c'è un logaritmo al quadrato, quindi bisogna imporre che a più 5 deve essere maggiore e uguale a 1. Bene, anche l'uguale perché c'è un logaritmo al quadrato. E quindi a maggiore o uguale di meno 4. Bene? Quindi deve essere a minore di 4 e maggiore o uguale di meno 4. Bene? Bene, facciamo l'ultimo e poi da venerdì facciamo l'equazione di Fermat. Scatola di poker. No, c'è una scatola di poker bozzi. Sto tentando una disintossicazione. Siamo pronti per l'ultimo esercizio. No, siete curiosi di sapere come funziona. Allora, ho ottenuto un esercizio che ho dato l'altro anno, che ha mietuto parecchie vittime. Mentre invece era un... E alla meno in sua... Allora, che cosa aveva di strano questo esercizio? Questo esercizio, cosa aveva di strano? Ti dava un suggerimento. Suggerimenti, non li do mai, perché adesso comincio a dare suggerimenti. Allora, il suggerimento era questo. Ti diceva, non è che dovevi ricordare, va bene? Te lo dico io. Se sai che questo integrale vale... questo, magari perché uno lo guarda, ci sono delle tabelle con gli integrali già fatti di alcuni integrali, diciamo che tu sai che vale questo, va bene? Allora io ti chiedo di calcolare una cosa che ha a che fare con questo integrale qua, che è meno infinito più infinito e alla meno x quadro e alla meno x quadro più 2x in dx, va bene? Ok? Allora, quindi qui io ti do un risultato e ti dico, il suggerimento è questo, non stare a cercare la primitiva di questo. Poi già dovresti immaginare che se non si riesce a trovare la primitiva di a alla meno x quadro, figurarsi di questo, va bene, lascia stare quella strada. Ti do il risultato da utilizzare. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è, con le proprietà che hai studiato nell'integrale, cerca di svolgere questo e a un certo punto cerca di utilizzare questo risultato. Questo è il suggerimento che viene. Poi, che cosa... Vabbè. Allora, prima osservazione. La funzione è la meno x quadro. La sappiamo disegnare? Beh, sì. La funzione è la meno x quadro, è una funzione abbastanza famosa perché... è una funzione, diciamo così, a campana. Bene? È una funzione fatta così. E l'integrale che ti viene dato per esplicito, state zitti per favore, che non vorrei che, diciamo, lo stesso tipo di esercizio poi alla fine... quindi, diciamo, questo integrale ti dice, guarda, quest'area qui vale radice di pi greco. Tu devi calcolare questa regola. Allora, qual è il problema? Allora, il problema è che c'ho, qui non c'ho x quadro, c'ho x quadro più 2x. Bene. E anche se tento di decomporre qua, di scrivere questo in un altro modo, sarebbe comodo se fosse come qualcuno ha scritto, no? Se fosse così, certo. Se fosse così, poi l'integrale viene bene, ma non è così, quindi non puoi fare così. Quello che puoi fare è moltiplicare, ma quando moltiplichi sai che non puoi applicare la linearità dell'integrale,
purtroppo l'integrale del prodotto non è il prodotto integrale. Se fosse così, l'integrazione per parte non servirebbe a niente, tutta una parte di tecniche non servirebbe a niente e vivremo tutti più felici, ma non è così. Quindi queste strade non si possono praticare, e quello che uno deve capire, va bene, è che quando prova a scrivere così deve riuscire a fermarsi prima di combinare altri guai. Non si può fare così. Cosa vorremmo avere qui? Vorremmo avere un quadrato, un quadrato. E allora cerca di scrivere questo quadrato. Meno x quadro più 2x. Ma forse mi ricorda qualcosa, questo x quadro più 2x. Cosa mi ricorda? Mi ricorda che questo potrei anche scriverlo come x meno 1 al quadrato. Non è proprio x meno 1 al quadrato. Cos'è questo? X meno 1 al quadrato più 1. Va bene? Una trasformazione difficilissima. Questo è un quadrato, anche questo è un quadrato, scrivilo. Non è scritto direttamente, ma non mi dire che non sai scrivere, non capisci questa equivalenza. Certo, e adesso sembra ovvio, ma devi, qui è quello che deve aiutarti nel passaggio. Perché decidi di fare così? Perché qui c'è un quadrato e anche qui voglio un quadrato. Allora scrivi sto quadrato, sì, ma adesso c'è sto più 1. Aspetta. Allora il più 1... più 1 non è un problema, perché non è un problema, perché fare questo alla più 1 vuol dire moltiplicare per no? Proprietà degli esponenziali, esponenziale della somma e prodotto. Prima fatta così non serviva a niente, adesso invece la proprietà è utile, adesso tiro fuori questo. Perché qui non è utile? Ma perché queste due funzioni qui non sono tutte e due da integrare. Qui la funzione, il termine che porto fuori è costante. Allora questo qui lo metto qui fuori. Bene, mi è rimasto da integrare questo. Allora, vediamo un po' questa funzione qui com'è. Questa è la funzione e alla meno x quadro. La funzione e alla meno x quadro meno 1 x meno 1 al quadrato, come sarà? Questa funzione qui, com'è? Qual è il grafico? Traslata in 1, è la stessa identica funzione traslata in 1. Io ti chiedo integrale da meno infinita più infinita di questa qui. Quanto sarà l'integrale di questa meno infinita più infinita? È la stessa uguale di questa, proprio uguale, perché vuol dire se trasli questo qua di 1 sulla retta reale non succede proprio ben niente, l'area è sempre la stessa. Quindi se questo qui è la radice di pi e comezzi, questo pezzo qua è la radice di pi e comezzi, e chiaramente questa è simmetrica rispetto a questo, no? Questo qua è radice di pi e comezzi, questo quanto sarà? Radice di pi e comezzi. Quindi la somma è radice di pi greco. E quindi vuol dire che l'area, questa roba qua, senza fare la primitiva ma utilizzando il risultato che ho dato, è radice di pi greco. È radice di pi greco, perché è questo e questo. Sono due copie della stessa area e quindi il risultato finale è la costante che moltiplicava per radice di pi greco. Bene, finito. Ci vediamo venerdì. Chi deve fare domande?